Ah, ragazzi, finalmente, oh, è finita sta nazionale, mamma mia, sta nazionale proprio, uff. E pensate che fra 4 turni si ritorni di nuovo in pausa nazionale. Oh, vabbè, avete già capito. Comunque, mettete subito un like, dai, a presto, a presto. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto. E che altro vi devo dire? Condividete, e commentate. Comunque, andiamoci a sentire conto perché la sfida si fa. Ah, interessante perché qua c'è sta storia. Se Conte mette buongiorno al centro e sposta sulla sinistra Olivera e mette questo qua, mette questo là e dice una cosa. Pasquale Valzocchi. Un napoletano come lui, lasciatelo stare. È sangue napoletano. Pasquale. Non sarà Roberto Carlos. Non sarà mai con che faccio di Circhiù, ma comunque combatte fino all'ultimo, aveva tutte le forze, tutte le energie, e quello ci vuole quello, quella forza, quella capacità di lottare fino in fondo alla gara e dare tutto se stesso per la maglia, per questo. E se Conte l'ha voluto, vuol dire che merita, il ragazzo merita. Non mi faccio ingazzare. Comunque, l'altra cosa, guarda, probabilmente si è fatta male, però comunque ha acchiappato solo una botta, però comunque sicuramente sarà dei nostri, scenderà in campo pure lui, probabilmente dal primo minuto vedremo Lukaku dal primo minuto, Neres secondo me farà ancora subentra a Politano perché Politano sta rendendo bene, è da più di un anno che Politano è sul pezzo, e i due nuovi arrivi, gli scozzesi, il Brevard, diciamo, della situazione, non si sa. Non lo so se entreranno al primo minuto, se entreranno dopo, oppure addirittura non entreranno dopo. Tutto dipende da come Conte la vuole iniziare la partita e di come si mettono le cose. Capisci a me? Comunque, andiamoci a sentire conto che può darsi che qualcosa ci faccia capire. Basta, ho detto tutto. Andiamoci a sentire conto. E poi dopo facciamo la chiosa finale. Vai, mister, vai. Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Comincia un miniciclo, che si aspetta? Mi aspetto continuità. Continuità di prestazioni, continuità di risultati. Mi aspetto che i nuovi arrivati si inseriscano quanto prima nel nostro contesto. Sì, mi aspetto continuità, ecco, da parte del gruppo. Corriere dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Ci siamo lasciati qui l'ultima volta con Lukaku in freezer. Adesso è stato scongelato, ha fatto già gol, si è allenato con continuità durante questa sosta, come lo vede, si è pronto a partire dal primo minuto. Grazie. Sì, Romelu, diciamo che ha utilizzato questa sosta per cercare di entrare a pieni giri a livello fisico, anche a livello tattico, con i discorsi della squadra. C'è stato grande impegno da parte sua, è voluto venire anche nei momenti in cui c'erano i giorni liberi. C'è sicuramente grande predisposizione da parte sua, sta migliorando sotto tutti i punti di vista. Vedremo, ci sono ancora due allenamenti, dopodiché prenderò le opportune decisioni. Ecco. Radio CRC e si prepara Sky. Salve, buongiorno. Buongiorno. Salve, mister. Sono passati esattamente 100 giorni dall'annuncio del presidente del 5 giugno scorso di Conte, quale nuovo allenatore del Napoli. È possibile già trarre un piccolo primo bilancio? Poi le chiedo come sta Kvaratskhelia, come ha trovato anche gli altri nazionali. Grazie. Il primo bilancio dopo i miei primi 100 giorni, sicuramente sono stati 100 giorni molto molto intensi sotto tutti i punti di vista, perché si è dovuto lavorare non solo in campo ma anche molto fuori dal campo. Devo dire, ecco, che avevo detto che bisognava lavorare. Diciamo che questi 100 giorni abbiamo lavorato veramente tanto, ecco, a 360 gradi. Mi ritengo soddisfatto perché
sicuramente sono stati 100 giorni che hanno dato comunque un indirizzo, a questo è stato molto, molto importante per me e anche per il Napoli stesso. Per quello che riguarda i nazionali, sono tornati tutti comunque in buone condizioni. Kvara ha avuto questo problema alla caviglia, come ho detto anche per Romelu. Valuteremo in queste ultime due sessioni e poi cercheremo di prendere le opportune decisioni. Sporti, Sky si prepara a Sport Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Questa sosta delle nazionali è stata usata da tutti anche per fare un primo bilancio e anche delle previsioni. Abbiamo letto di tutto, di più. Il suo nome e quello del Napoli c'è sempre, però tra le prime due, tre, Conte arriva, il Napoli arriverà, non ci sono le coppe. È una pressione, un riconoscimento? Come valuta questi giudizi positivi comunque? Beh, guarda, io sicuramente mi porto comunque dietro sempre una grande pressione, no? Una grande responsabilità, perché avendo vinto in passato uno fa uno più uno due e quindi si aspetta sempre quello, no, da me, a prescindere. L'avete detto dal primo giorno in cui ho firmato, quando poi alla fine ci mancava mezza squadra, quindi è una pressione, una responsabilità che assolutamente non mi sottraggo. La vivo in modo sereno, sapendo che dobbiamo lavorare, dobbiamo sicuramente crescere, però ribadisco un concetto, come anche l'ha ribadito ieri il presidente. Lui ha parlato di anno zero. Io non posso parlare di anno zero perché secondo me non è proprio l'anno zero, però siamo partiti per una profonda ricostruzione e ripeto, il mercato l'ha detto anche in chiare lettere, perché se prendi 7 giocatori per un motivo o per un altro, ne vanno 12-13 via della rosa, significa che comunque c'è in atto qualcosa di cambiamento importante. Ma niente, quindi, però ripeto, so cosa mi aspetta, so quali sono le aspettative sempre nei miei confronti, le affronto in maniera normale, sapendo, ecco, che l'unica mia arma è il lavoro, e cercherò sempre con il lavoro di dare delle risposte importanti. Sport Italia, sì, si prepara alla Repubblica. Eccoci, mister. 100 giorni fa lei mi disse che sarebbe stato un Napoli, se lo immaginava, duttile da un punto di vista tattico. A mercato chiuso, premesso che noi conosciamo i principi di gioco che lei utilizza e soprattutto l'intensità, l'aggressività, ecco, pensa che si può vedere qualcosa di diverso rispetto al centrocampo in questa ricostruzione? Potremmo vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che vediamo oggi? Grazie. Guarda, sicuramente noi a prescindere veniamo da due mesi e mezzo di lavoro su un sistema, quindi quello che io mi auguro di vedere è sempre dei miglioramenti, anche perché comunque anche il mercato ha portato dei miglioramenti rispetto al principio. Detto questo, sicuramente ci saranno delle situazioni da valutare. Ci stiamo lavorando. L'intenzione mia è cercare quella di scegliere l'abito migliore per il Napoli. Come dico sempre, noi allenatori siamo dei sarti e dobbiamo cercare di cucire l'abito migliore addosso alla squadra. Stiamo lavorando, sapete benissimo che non si inventa da un momento all'altro le situazioni offensive, le situazioni difensive, però noi ci stiamo già lavorando, cercando poi di trovare la soluzione migliore che ci possa comunque dare un equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva. La Repubblica, e si prepara il Corriere della Sera. Sì, eccomi, buon pomeriggio. Volevo chiederle invece dell'inserimento, sono stati qui la prima settimana, di McTominay e Gilmore, che impressioni ha avuto sui due giocatori e se ovviamente saranno tutti e due anche a Cagliari, grazie. Sicuramente ho ricevuto delle ottime impressioni, sono due ragazzi seri.
ho potuto conoscerli bene anche nella mia esperienza in Premier League da avversari, quindi però sono due ragazzi sicuramente che comunque ci alzano il livello, comunque portano competizione, e io penso che questa deve essere la nostra strada. Ecco, la strada è quella di cercare di nel tempo di creare una rosa competitiva dove ci sia competitività all'interno della rosa, dove non ci siano assolutamente dei posti prestabiliti, gioca sicuro questo o quell'altro, ma che ci sia competizione in modo da non ragionare da provinciali, ma iniziare a ragionare da club che ha voglia e l'ambizione di competere per qualcosa di importante. Corriere della Sera. Sì, assolutamente. Corriere della Sera e si prepara il mattino. Salve mister, sono qui. Oltre a McTominay e Gilmour, i nuovi acquisti dal mercato, ha reintegrato durante questa sosta anche Florencio, sì, che è quasi come se fosse un rinforzo, visto che sembrava dovesse andare via nella parte finale del mercato. Le chiedo cosa si aspetta da lui e che contributo può dare al Napoli. Ma sì, Florencio era un giocatore a tutti gli effetti dal Napoli, poi le vicende di mercato, le vicissitudini di mercato avevano portato comunque a non... ad essere, ad allenarsi a parte. È stato reintegrato, è un bravo ragazzo, è un lavoratore, sicuramente darà un importante contributo al Napoli, quindi siamo contenti che sia con noi, e quindi è tutto, ecco. Il mattino e si prepara Cronache di Napoli. Buonasera mister. Buonasera. Domenica a Cagliari, una partita... Quali insidie può presentare una partita del genere e che partita si aspetta? Grazie. Sì, grazie per la domanda sul Cagliari, perché poi alla fine cerchiamo di indirizzare il tiro dove più ci interessa, no? Che è la partita di domenica delle 18 contro il Cagliari. Sicuramente andiamo a affrontare una squadra tosta, come sono tutte le squadre di Nicola. Un allenatore secondo me che è anche un allenatore sottovalutato, ho grande considerazione nei suoi confronti, perché dove è andato ha sempre fatto bene. Troveremo sicuramente un ambiente caldo e una squadra che ha sempre dato fastidio in generale a noi, e quindi dovremo fare grande attenzione, però dobbiamo andare anche con la consapevolezza di cercare di dare continuità di prestazioni, continuità di risultati. Ho letto un pochettino che è più da un anno e mezzo che non riusciamo a fare 3 vittorie consecutive. Diciamo che ci sono grandi stimoli sotto tutti i punti di vista. Sappiamo benissimo che quando si arriva poi dopo la sosta nazionale è sempre una bella incognita, un punto interrogativo per tutti, ma come per noi, anche per loro. Però sicuramente... stiamo lavorando, ci stiamo concentrando su questo impegno, che è un impegno comunque di una difficoltà, sì, di un'importante difficoltà. Cronache di Napoli e si prepara in Roma. Salve mister, in questi giorni si celebrano i primi 20 anni dell'era De Laurentiis. Lei ha incrociato spesso la strada del Napoli da avversario e adesso fa parte del progetto. Se poteva dare un suo giudizio, e le volevo chiedere lei che cosa vorrebbe aggiungere a questo capitolo di questa storia fantastica. Ma a me piacerebbe, a parte che comunque già oggi faccio parte di questa storia, perché anche se solo per 100 giorni, però faccio parte di questa storia, e sicuramente mi dà grande motivo di orgoglio e di soddisfazione. Detto questo, il mio lavoro qui a Napoli è appena iniziato, ma il presidente e la famiglia impegnarsi per 20 anni, oggi è sempre più difficile trovare delle famiglie che si impegnano per tantissimo tempo, ma anche trovare delle famiglie italiane, no? Che si impegnino in questa maniera per una squadra e per una piazza importante come Napoli. Quindi va riconosciuto grande merito, vedendo anche il percorso che è stato fatto, perché è stata presa praticamente quando era in Serie C ed è stata portata a grandissimi livelli,
a livelli importanti. Sicuramente aver sentito le parole del presidente, anche la sua commozione, no? Nel parlare di questi 20 anni, fa capire quanto comunque la sua famiglia si è impegnata nei confronti di Napoli, dei napoletani e proprio della società calcio Napoli. Quindi io penso che quello che ieri il presidente ha detto sia stato molto importante, perché poi ha parlato anche di continuare una crescita non solo in campo ma anche extra campo. Io vengo da esperienze inglesi, dove so l'importanza che riveste, ecco, avere un proprio centro sportivo, dove mettere comunque la prima squadra, il settore giovanile, stare tutti insieme e far respirare a tutti la stessa aria, la stessa mentalità. Penso che siano comunque dei tasselli importanti. Anche quando sono arrivato all'Inter, per dire, sono arrivato a Piano, era un disastro. Abbiamo lavorato tanto sul discorso dei campi, su mettere una foresteria. Oggi penso che Piano sia un fuori dell'occhiello, e penso che, ecco, un centro sportivo possa alla fine dell'anno comunque darti anche qualche punto in più per la classifica finale. E poi ripeto, penso che il Napoli oggi abbia raggiunto un livello importante, che sia giusto, ecco, continuare questa crescita in Roma. Salve. E si prepara Canale Salve 21. Mister, le volevo chiedere, dopo il Cagliari c'è la Juventus, questa è una città che sente particolarmente questa sfida, e lei lo sa visto che è stato anche avversario del Napoli. Come si rimane concentrati anche nello spogliatoio affinché si riesca a giocare bene col Cagliari e poi pensare alla Juventus? Ma parlavo prima di non essere provinciali, no? Quindi noi non dobbiamo essere provinciali, quindi non dobbiamo pensare esclusivamente alla prossima partita, che per noi diventa tra virgolette la partita più importante. E, ripeto, sono più di un anno e mezzo che non riusciamo a fare tre vittorie consecutive, quindi il nostro focus oggi deve essere assolutamente sulla partita con il Cagliari, ecco. Quindi dopo vediamo chi c'è in calendario. Non ci deve interessare, ripeto, dobbiamo cercare di ragionare di partita in partita, perché, ecco, avere proprio dei parocchi, sapere che abbiamo la nostra corsia, non guardarci intorno, cercare di correre più veloce, ecco, questo è il nostro obiettivo, quello che dobbiamo fare domenica dopo domenica. Canale 21 e si prepara Canale 8. Sì, salve, sono qui. Volevo chiedergli di Neres, se ci sarà la possibilità col tempo di vederlo anche dal primo minuto in campo, o comunque in quale posizione del campo, se solo come alternativa al Neapolitano come esterno alto sulla destra, e il luogo in cui lo vede. Grazie. Sì, guardate che per tutti i giocatori dipende da loro, non dipende assolutamente da me, quindi dipende da quello che dimostrano giorno per giorno durante gli allenamenti, che tipo di approccio hanno, che tipo di volontà hanno di mettermi in discussione. Quindi non è un discorso assolutamente per David, ma è un discorso che riguarda un po' tutti, sia chi magari si sente inamovibile, ma non ci sono inamovibili in squadra. Ogni santa settimana sono tutti in discussione, sanno benissimo che comunque devono dare il massimo e mettermi in difficoltà sicuramente, ecco. David ha fatto due spezzoni di partita, è entrato in due partite col Bologna alla fine contro il Parma, e ha dato un grosso contributo. Adesso quello che mi aspetto da parte sua, come per tutti gli altri, soprattutto i nuovi arrivati, di entrare quanto prima nella nostra idea, sapere che c'è una fase offensiva ma che c'è anche una fase difensiva. Questo è importante, perché noi dobbiamo avere equilibrio. Sono stato esaustivo. Okay, grazie. Okay. No, perché canale, poi... canale 8 e si prepara 8 channel.
Eccomi qua, buon pomeriggio mister. Tornando alla partita con il Cagliari, perché so che le fa piacere parlare del tema, questa si presenta, al di là delle difficoltà ambientali, anche dal punto di vista del campo, come una cosiddetta partita sporca, perché in genere le squadre di Nicola tendono un po' a giocarti addosso e a spingerti a giocare male. Il Napoli, nella sua storia soprattutto recente, aveva sempre avuto un po' di difficoltà in questo tipo di partite per caratteristiche proprio insite alla squadra. Le ritiene che questo gap sia, o questo limite sia stato superato, sia in corso di superamento? Insomma, a che punto c'è anche questa crescita? Grazie. Sì, questa è una bella domanda, perché parliamo proprio di sporcarci le mani, no? Che è importante anche nel calcio, perché sono partite dove comunque tutto fila liscio, e sono partite dove invece devi sporcarti le mani. Significa comunque pareggiare quantomeno l'intensità, la cattiveria agonistica, la voglia di risultato, e questo lo dimostri poi con l'atteggiamento. Perché a volte, ecco, pensare sempre di essere troppo belli non porta, non è che non porta a qualcosa, però spesso e volentieri, quando sono le difficoltà, poi ripeto, lì devi essere meno bello, devi essere pronto a sporcarti le mani. Significa fare un ripiegamento, a fare un raddoppio, a fare un contrasto forte, a non perdere i duelli, a mostrarti sempre molto attento, a essere sul pezzo, essere sul pezzo. Anche da questo punto di vista sicuramente noi ci stiamo lavorando, perché ecco, l'anno scorso il fatto, ecco, di aver, che abbiamo subito 48 gol, penso, ecco, che molto sia dipeso dal fatto che tante volte le mani non ce le siamo sporcate. Ecco, quindi noi dobbiamo lavorare anche sotto questo aspetto, ci stiamo lavorando. Ripeto, ho la fortuna e il piacere di avere un gruppo di ragazzi che sono molto intelligenti e molto disponibili, sono molto aperti ad ascoltare, a cercare di migliorare. Ecco, però sicuramente, se vogliamo fare delle cose importanti alle mani, dobbiamo imparare a sporcarcelo ancora di più. Ecco. 8 Channel e si prepara Radio Kiss Kiss. Sì, buon pomeriggio mister, eccomi qua. Sono qua, okay, qua. Scusi. Si è parlato più volte sui giornali, ovviamente, della difesa 4 del 4-3-3. Lei qui citò il 4-3-3 parlando dello scorso anno, delle difficoltà. Ecco, io le chiedo di chiarire se un ritorno al 4-3-3 è completamente da escludere, se lei lo lega a un sistema di gioco tra virgolette vecchio che porta il Napoli indietro, oppure se c'è la possibilità di vedere il Napoli giocare così di nuovo in futuro. Ovviamente, guarda, io parto da un presupposto che non si può pensare che tu vai in una squadra, in un club, e dire no, noi sono tanti anni che facciamo il 4-3-3, quindi dobbiamo giocare il 4-3-3. Bisogna vedere le caratteristiche dei calciatori, questo è troppo importante. Sicuramente prima, visto anche la quantità a disposizione dei centrocampisti, era praticamente impossibile pensare altre soluzioni a quelle che abbiamo adottato. Oggi, con l'arrivo comunque di nuovi calciatori, si aprono comunque nuovi orizzonti, si aprono nuove possibilità. E detto questo, voi sapete benissimo che sui sistemi c'è da lavorare, sia nella fase offensiva che nella fase difensiva. Penso che comunque anche col nostro sistema abbiamo posto già importanti basi, soprattutto a livello offensivo, per fare comunque anche degli aggiustamenti, dei cambiamenti che potrebbero anche avvenire in corso d'opera. Ma ripeto, noi dovessimo fare dei cambiamenti è perché cercheremo di trovare l'abito migliore, ma non perché dobbiamo seguire mode o antiche tradizioni o storie. Ecco, questo deve essere chiaro. Ecco.
da questa parte. Eccomi. Buon pomeriggio, mister. Pianeta Napoli. Volevo chiederle come valuta l'interpretazione del centrocampo a due di Lobotka e Anghissà, che sono due perni del Napoli già da qualche stagione. Come ha ritrovato Anghissà dopo il suo impegno con la nazionale? Guarda, sicuramente ha dovuto fare gli straordinari Lobo e Frank, perché fin dall'inizio del percorso, no? Erano loro due e quindi hanno fatto praticamente gli straordinari sia in allenamento, perché in allenamento dai anche alternanza quando provi delle situazioni offensive e difensive con i giocatori che hai a disposizione. Loro praticamente hanno fatto gli staccano visti in questo periodo, giocando quattro partite, no? Quella con il Modena e le tre di campionato, e tutto il tempo. Io quello che posso dare è sicuramente un giudizio positivo nei loro confronti, l'ho dato prima ancora, ecco, di arrivare al Napoli, perché li considero due giocatori forti e hanno sicuramente margini di miglioramento, però sono soddisfatto, ecco, dell'apporto che hanno dato. Ripeto, si può sempre migliorare, anzi si deve migliorare, però la disponibilità che ho avuto è stata massima. Frank è arrivato ieri, è entrato subito, si è calato subito nell'atmosfera nostra e niente, ha fatto ieri un buonissimo allenamento e lo farà anche oggi e domani. Pianeta Napoli. Sì, mister, buongiorno, sono qua senza nulla togliere ovviamente ai compagni di riparto. Visto in nazionale, Alessandro Buongiorno, giocando da centrale più che da braccetto, ha dimostrato ulteriormente le sue grandi qualità. Non è secondo lei un peccato un po' svilito nel giocare da braccetto, dove si potrebbe sfruttare meglio invece da centrale anche nella guida della difesa? Ma guarda, nel Torino ha giocato sia da centrale che da braccetto, cambia poco come situazione. Forse da braccetto magari hai più responsabilità nella costruzione del gioco, quindi magari ti devi prendere più responsabilità, devi essere un po' più intraprendente, devi vedere di più e rischiare anche di più determinate giocate. Però penso, ecco, che Alessandro sia un calciatore completo, che anche lui ha grandissimi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista, sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso. È un calciatore che può giocare in mezzo, ma può giocare benissimo a sinistra, quindi non penso che sia assolutamente determinante la sua posizione. Grazie a tutti. Grazie, buon pomeriggio. E vabbè, comunque in genere ha toccato quasi tutti gli argomenti che c'era da toccare, anche perché ci sono state le domande giuste, e così almeno ci siamo tolti in dubbio su a 4, a 5, a 3, a 2 e basta. Lasciatelo decidere a lui, sì, vogliamo parlare, parliamone, però non con quella presunzione, ma che sta facendo, ma perché non passa a 4? No, questo no. Mentre, ma che dici, secondo te se passa a 4 potrebbe migliorare o no? Perché anche perché abbiamo i difensori e abbiamo questo, ecco. Facciamo un discorso fra di noi, parliamoci fra di noi, chiediamo tu che pensi, io che penso, tu che pensi, noi che pensiamo, voi che pensate. Ma no, che dire, ma non lo capisco niente, andiamo a fare così, andiamo a mettere a chi, andiamo a mettere a chi là, e chi si, e andiamo a fare l'allenatore, va. E niente meno, e poi ci sparagniamo qualcosa, i soldi De Laurentiis, ma vista, gente che te ne separisce. Fai lo scarpare e continua a cucire scarpe. Comunque. Bene, bene, e comunque, sì, dai, comunque siamo sulla, io credo siamo sulla buona strada, sono fiducioso per domani, speranzoso, questo squadrone l'abbiamo fatta, certo, e comunque tutto deve ingranare, tutti i tasselli devono incastrarsi alla perfezione come un puzzle, avete capito? Un puzzle, quello che si intrecciano praticamente, si combinano e diventa un tutt'uno praticamente, capito? Che è... Io sono fiducioso, bisogna essere fiducioso, soprattutto non vedo l'ora, ma domenica. Comunque domani ci sarà pure la conferenza di Nicola. Nicola, parla Nicola, ce l'ha a sentire pure lui. E comunque niente, comunque che volevo dire, ragazzi, diciamo stanno tutti a posto. A proposito, la cosa che è cambiata nell'ultimo periodo, Osimhen è stato parcheggiato in Turchia dal Al Beşiktaş.
no, al Besiktas o Galatasaray, al Besiktas. Insomma, io devo fare un bagnino di poca a Mertens, perché lì Cardi si è fatto male, quindi diciamo è stato colto questa occasione, anche perché lì il mercato rimaneva aperto fino al 12, mi pare, fino al 12 o 14, comunque probabilmente, non lo so, forse ci dovrebbe andare pure Mario Rui, forse finalmente pure Mario Rui trova la strada dove andare, però questo non si sa preciso, perché lui vorrebbe una buona uscita, almeno questa è quella che si dice, vorrebbe una buona uscita, il Napoli ha detto picche e praticamente non lo so come va a finire, comunque siamo agli ultimi sgoccioli, lo sapremo presto. E Osimhen niente, dato lì, quindi dato la Sarai paga, e poi praticamente se a gennaio c'è già la possibilità che una squadra se lo vuole prendere, sgancia il contante, la grana praticamente, e le pesetas, i rubli, le dracne, i yen, non so, come ci pagano, in euro, ci devono pagare in euro, la nostra moneta contante, la valuta diciamo corrente. E comunque andate lì, e se no resta fino a giugno del prossimo anno, e se qualcuno non lo vuole, un'altra volta non lo vuole nessuno, un'altra volta nessuno vuole pagare, si prolunga di un altro anno, viene un po' ritoccata la clausola accessoria, tutto sto fatto cagonco. Comunque, no, con questo che non abbiamo più praticamente il fantasma negli spogliatoi o sugli spalti oppure di qua di là, no, niente, andate lì, stava tutto quanto tranquillo. Tra l'altro lì è stato accolto come un re, mamma mia, che festa l'hanno fatta. Vabbè, comunque, che devo dire, grazie Osimhen, grazie, ci hai fatto reggere, hai contribuito pure tu a farci vincere il terzo scudetto, però come ti sei comportato a me non è che mi sia tanto piaciuto. Comunque volevo farmi mettere pure il tuo nome qua dietro, il numero del nome qua dietro, però è stato sempre indeciso, infatti non c'ho il nome di nessuno. L'unico nome che meriterebbe stare qua dietro è solo Diego Maradona, Diego Armando Maradona, l'unico numero, il 10. Ah, ecco, parliamo a fare. Comunque, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli. Ci vediamo domani che c'è Nicola, ok? Mi raccomando, state sul pezzo e tifate. Vai, vai, vai.